Ariete, Sole, Luna ascendente, benvenuti a questo appuntamento. Andiamo a vedere come sarà il mese di dicembre 2021 per tutti coloro che hanno il Sole, l'ascendente e la Luna proprio nel segno dell'Ariete. Di conseguenza, vi consiglio di ascoltare anche il vostro ascendente. Io vi ricordo che su Amazon inoltre trovate il mio libro Oroscopo personale e quest'oggi andremo a vedere come sarà quest'ultimo mese dell'anno. Faremo il metodo dei chakra, un metodo molto completo, andremo a capire un po' tutte le situazioni della nostra vita in questo preciso istante. Allora, andiamo a vedere subito qual è la vostra carta nascosta, il cavallo di coppa. Notizie, amori, probabilmente anche novità che riguardano soprattutto i vostri sentimenti. Questo sarà, secondo me, un mese molto importante per lasciarsi anche andare un po' di più, per le questioni di cuore, di sentimenti. Il cavallo di coppa solitamente porta delle belle notizie e delle grandi occasioni che possono avvenire nella vostra vita. Ci vuole però tanta compassione, ci vuole anche tanta passione, amore in tutte le cose che farete durante questo mese, perché credo che sarà importante entrare e mettersi in carreggiata proprio durante questo periodo. Iniziamo subito, abbiamo il matto come il settimo chakra, abbiamo il giudizio, la regina di denaro, abbiamo l'imperatore nel nostro quarto chakra, terzo chakra abbiamo il 3 di coppa, secondo chakra abbiamo il fante di coppa di denaro e abbiamo un 7 di spada nel nostro primo chakra. L'unica carta in realtà che mi viene da pensare di fare un po' attenzione è questo 7 di spada. Non so dove inserire perché, aspettate che avvicino un po' così. Ecco, un po' questo 7 di spada bisogna fare un po' attenzione, credo per le questioni anche un po' fisiche. Dobbiamo insomma cercare di lavorare molto di più sul nostro corpo, a fare un po' più attenzione su quelle che riguardano le questioni proprio fisiche di noi stessi. Il 7 di spada spesso è un po' un autosabotaggio che molto spesso abbiamo dentro di noi stessi. Non fuggiamo, per esempio, di alcune responsabilità che ci vengono date, per esempio, all'interno della nostra famiglia. Potrebbero esserci anche persone che non vogliono prendersi determinate responsabilità durante questo mese e siete voi che in qualche modo dovete accollarvi qualche problema, insomma, che della vostra vita o della vita delle altre persone che in realtà non appartiene realmente a voi. Ecco perché questo potrebbe essere un mese in cui dovete forse risolvere anche qualcosa che avevate tralasciato per molto tempo riguardante proprio le questioni di casa e di famiglia, quindi qualche discorso che dovete affrontare con i propri genitori o con la propria famiglia. E, insomma, bisogna secondo me affrontarlo e cercare di trovare anche un punto di incontro senza cercare di evitare o di girarci sempre intorno, trovare una soluzione. Secondo me questo mese sarebbe ideale. Per le questioni lavorative abbiamo un bellissimo fante di denaro perché secondo me sono degli inizi importanti, delle occasioni, quindi delle prospettive anche secondo me di lavoro che sono nuove sostanzialmente. Quindi finiamo un po' l'anno anche dicendo basta, portandovi dietro qualcosa che magari è pesante, però da dicembre riparte secondo me qualcosa di importante riguardante proprio le vostre economie e soprattutto il lavoro. Ottima per le persone che studiano, questo potrebbe essere un'occasione durante il mese di dicembre di fare un passo in avanti e di iniziare magari una carriera anche nuova, perché in realtà il fante di denaro è un po' una pelle nuova, una nuova identità che si dà di noi stessi, la voglia comunque di emergere anche verso qualche nuovo contratto. Vedo che nel terzo chakra, che è molto importante anche, scusate, nel quinto chakra, che è molto importante per la comunicazione e soprattutto anche per il lavoro, abbiamo un'ottima regina di denaro. È come se in realtà sappiamo qual è la nostra strada da intraprendere durante questo mese e sarà veramente importante proprio durante questo mese di dicembre 2021 parlare in maniera molto chiara. Mi raccomando, però, i dettagli non devono assolutamente essere tralasciati. Addirittura dicembre potrebbe essere un mese che finalmente si soluzionano anche dei problemi economici che in qualche modo erano rimasti un po' da parte. Devo dire che questo potrebbe essere una grandissima occasione. Bello questo terzo chakra con un 3 di coppa, allegria, persone vicino a voi, amici, voglia in qualche modo di spensieratezza ed è un po' quello che vi sta capitando durante questo periodo. State ritrovando molto la fiducia in voi stessi e questo vi aiuterà tantissimo proprio a superare magari piccoli ostacoli
che avete avuto negli ultimi mesi e finalmente ritrovare anche un po' la fiducia in voi stessi, e questo vi aiuterà tanto proprio a sentire una sorta di emozioni, di emotività. Sul cuore abbiamo un bel imperatore. Solitamente quando esce questa carta nell'amore rappresenta la stabilità. Quindi è molto probabile che qualcuno possa conoscere un nuovo amore, una persona comunque e creare in qualche modo anche una sorta di stabilità che potrebbe essere veramente molto importante durante questo periodo. O addirittura potrebbe essere anche la voglia di iniziare a scavare un po' in maniera più profonda in quelli che sono i vostri sentimenti. Qualunque essa sia, la persona che potreste conoscere, le persone vicino a voi avranno dei ruoli molto importanti nella vostra vita, perché sono persone che in qualche modo appartengono un po' a quello che è il vostro mondo. Tra l'altro, importanti saranno gli incontri con persone con la divisa. Quindi devo dire che le persone single, molti arieti in realtà sono single in questo periodo, riusciranno a finalmente trovare anche un amore leggermente più stabile rispetto a quello che avete vissuto fino a questo momento. Se siete già frequentando qualcuno, se avete già qualcuno vicino a voi, questa relazione troverà finalmente una sorta di stabilità, un bel compromesso tra di voi. Indubbiamente una carta un po' fredda sull'amore, insomma, l'imperatore non ama esprimere se stesso. Anche voi cercate magari di assumere questo tipo di atteggiamento un po' come una strategia, nascondendo tra virgolette quelli che sono i vostri sentimenti per una persona. Nella comunicazione, come vi ho già detto, c'è una bellissima regina di denaro, molto determinata questa regina, e soprattutto sa perfettamente quello che vuole, quindi anche voi sapete che la strada che state intraprendendo è una strada giusta, e lo vedo anche nel sesto chakra. Un'altra bella carta, perché in realtà questo atteggiamento, questa positività che c'è nell'aria vi permetterà in qualche modo anche di raggiungere determinati obiettivi che magari stavate pensando proprio di vivere durante questi prossimi mesi. Quindi è come se questo sarà il mese in cui moltissime persone finalmente diranno: chiudiamo questo 2021, iniziamo magari un anno con delle nuove prospettive. Vi verranno proposte delle cose importanti, non sottovalutatele, perché proprio questi messaggi saranno una grande occasione per poter valutare attentamente anche il vostro futuro. Nel vostro inconscio abbiamo il matto, è una carta importante per gli amici della rete che sono sempre molto impulsivi nella vita e quindi si lasciano andare, ed era proprio un po' quella che vi stava mancando. Ultimamente gli arieti non hanno sentito questa grande carica e questa grande spinta di lanciarsi nelle cose. Devo dire che però inconsciamente voi state sentendo una frenesia molto forte, perché sentite che qualcosa di molto importante in realtà sta per cambiare, sta per avvenire nella vostra vita. Ovviamente dovete rischiare, ovviamente dovete lanciarvi anche in determinate situazioni, e questo matto in realtà sta, secondo me, rappresentando proprio questa necessità di lanciarsi verso nuove opportunità. Vediamo un po' e concludiamo un po' come sarà per voi, prendendo un oracolo in questo momento, l'orfano. Quindi basta uscire, usciamo un po' da questa situazione di solitudine soprattutto. Secondo me questo è un mese dove non bisogna vivere in solitudine, bisogna secondo me espandersi molto di più con le persone. Quindi se potete organizzare dei viaggi con gli amici, se potete uscire molto di più con persone intorno a voi, questo vi aiuterà tantissimo. Allora, devo dire che sull'amore abbiamo belle opportunità, e anche sulle questioni lavorative stanno per nascere delle grandi occasioni. Quindi mi raccomando, amici dell'Ariete, io vi auguro un felice dicembre 2021, quindi quest'ultimo mese dell'anno. Spero di che iniziate, insomma, il 2022 con una carica diversa, anche perché qua ci sono tutte le basi per poter iniziare un anno nei migliori dei modi. Approfitto per fare gli auguri di buon Natale a tutte le persone e di un felice anno nuovo. Ovviamente noi ci sentiremo sul canale.